La massa della Terra è in perpetuo movimento, un movimento molto lento e in tutte le direzioni. I vulcani e i terremoti sono manifestazioni dei movimenti verticali del globo. Il parallelismo delle coste ai due bordi dell'Atlantico fa pensare a un movimento laterale. Wegener fu il primo a ipotizzare la deriva dei continenti. Circa 100 milioni di anni fa non esisteva che un solo supercontinente che lentamente si è separato formandone altri. Quando la lava divenne roccia, la magnetite, uno dei suoi componenti, rimase magnetizzata secondo la direzione del campo magnetico terrestre. La magnetite conserva in permanenza questo ricordo e permette di rivelare la direzione del campo magnetico terrestre dell'epoca della solidificazione della lava. Come il Sole, anche la Terra cambia la polarità del campo nelle diverse ere geologiche. Con un periodo di qualche centinaio di migliaia di anni, i poli magnetici scompaiono, riapparendo nella posizione opposta. Studiando le colate vulcaniche con un magnetometro, è possibile determinarne l'età e stabilire una scala cronologica. Il grigio delimita gli strati magnetizzati nella direzione del campo magnetico attuale, il bianco quelli magnetizzati in senso opposto. La scala copre un periodo di 4 milioni di anni e presenta almeno 9 variazioni della polarità. Ogni colore rappresenta un milione di anni. Questo fenomeno è universale ed è confermato da studi effettuati sul mondo intero. Si è misurato anche il campo magnetico dei fondali oceanici. Aerei e navi, equipaggiati con magnetometri, hanno percorso l'Atlantico del Nord, a sud dell'Islanda, e hanno misurato il campo magnetico orizzontale del fondo marino di ogni parte della dorsale medio-atlantica. Il grigio indica l'orientazione normale, il bianco quella opposta. L'alternanza dei colori è uguale a quella delle colate vulcaniche. Questo schema descrive il fondo dell'oceano, parallelamente alla dorsale medio-oceanica, su una distanza di parecchie migliaia di chilometri. La simmetria dei due versanti è sbalorditiva. Gli strati magnetici si estendono da ogni versante della dorsale e seguono lo stesso ordine di quelli delle colate vulcaniche dei blocchi continentali. È possibile dimostrare che la sequenza delle variazioni di polarità è simmetrica rispetto alla dorsale medio-oceanica. Grazie a una scala in cui ogni colore rappresenta un milione di anni, è possibile concludere che anche le epoche delle colate vulcaniche sono simmetriche. La dorsale medio-oceanica attraversa tutti gli oceani del globo. È possibile seguirla dall'Artico all'Islanda e fino alle Azzorre. Là, un ramo risale verso Gibilterra, mentre un altro scende nell'Atlantico meridionale, a metà strada tra l'Africa e l'Antartico. Il sistema si suddivide nuovamente in due rami. Il primo risale a nord, lungo la dorsale di Carlsbad, verso il Golfo di Aden e il Mar Rosso. Il secondo scende a sud, a metà strada tra l'Australia e l'Antartico, ed entra nell'Oceano Pacifico, dove prende il nome di dorsale del Pacifico orientale. In questa regione si ha il più elevato tasso di espansione del fondo oceanico, arriva infatti a 12 centimetri all'anno. Il sistema delle dorsali medio-oceaniche dà origine alla più importante catena di montagne del globo. Questa raggiunge una lunghezza totale di oltre 60.000 chilometri, con una larghezza di diverse centinaia e un'altezza di oltre 3.000 metri. Dopo aver attraversato l'oceano, la dorsale del Pacifico orientale entra nel Golfo di California e dà origine alla faglia di Sant'Andrea, una regione fortemente sismica. Le dorsali oceaniche evidenziano le linee di separazione dei diversi continenti. Una tensione ad angolo retto rispetto alla dorsale dà inizialmente origine a una fenditura e poi
alla separazione completa dei continenti. Ogni colore rappresenta 1 milione d'anni. Poiché la lava sgorga in continuazione dal manto terrestre, i sedimenti più recenti si trovano vicino alla dorsale, quelli più antichi in prossimità dei continenti. Se non vi fosse la deriva, i fondali oceanici avrebbero la stessa età dei continenti, invece questi ultimi sono 20 volte più antichi. Quali potranno essere le forze immani che controllano lo spostamento dei blocchi continentali del nostro pianeta? Una ipotesi ha preso il sopravvento. Tutte le rocce contengono materiali radioattivi, uranio, torio, potassio, che generano calore. Il centro della Terra si riscalda sempre più e comincia a muoversi. Questa zuppa che bolle illustra i due tipi di movimento. Il liquido bollente si muove verso la superficie, mentre la schiuma si accumula ai bordi. Possiamo paragonare la schiuma ai continenti e il ribollire della zuppa ai fondali oceanici. Nuova materia risale dalle profondità e provoca un lento spostamento verso la periferia della schiuma che si è accumulata in superficie. Là dove le correnti salgono e si separano, esercitano una tensione che provoca la frattura della superficie rocciosa. Ne esce una piccola quantità di lava che rimane magnetizzata. Dato che la Terra non può diventare più grossa, questo accumulo viene riassorbito. Come un astro trasportatore, la superficie terrestre fa ritorno verso l'interno, passando per le fosse oceaniche. È allora possibile ricostruire la nascita dell'Oceano Atlantico. 150 milioni di anni fa, quando si aprì il Golfo del Messico, vi erano ancora diversi continenti saldati tra di loro. In seguito, mentre si formava il Mediterraneo, si apriva anche l'Atlantico meridionale. Un ulteriore spostamento dei continenti portava alla formazione dell'Atlantico del Nord. La teoria della deriva dei continenti ci mostra che la Terra è ben altro che un insieme di continenti fissi e circondati da oceani. La crosta terrestre è formata da diverse piattaforme che comprendono sia i blocchi continentali che i fondali oceanici. Ed è proprio alla giunzione di queste piattaforme, il nero indica le dorsali e il rosso le fosse oceaniche, che si verificano le espansioni e le contrazioni del nostro globo. Questa teoria ci ha costretti a riformulare la storia geologica del nostro pianeta.